Madrid, la moda. Quella dell'ex passerella Cibeles, che ha visto in pista anche la Maison Roberto Torretta. Siamo nello scenario dell'inverno che verrà. Gli abiti si attrezzano con imbottiture, anche se lasciano le braccia nude. Confezioni che non esplorano a fondo le possibilità anche invernali della tavolozza. Una collezione pervasa da un senso di sobria modernità e che resta ancorata ad accessori generosi. Borse, guanti, occhiali. Ampia la gamma di materiali e tessuti, lane, pelli, satin e non solo. La critica internazionale parla di una certa dose di futuristica modernità che francamente non riscontriamo in dosi massicce. Come sarà l'inverno iberico per i creatori Iñaki e Aitor Muñoz? Risponde la sfilata Ailanto. Le prime uscite puntano all'Oriente, ai volumi del kimono, di quant'altro appartiene ai guardaroba cinesi e giapponesi. Ma le declinazioni sono tutte occidentali, aggiungono eleganza e sensualità con colori metallici e mise che vestono una donna sempre impeccabile, sia di giorno che di sera. Nuovi volumi, tagli geometrici e strutturazioni innovative sono la cifra stilistica della casa Amaya Arzuaga, che modula capi mohair, lana, pelle, cashmere ed anche sete capaci di reggere le criticità barometriche dell'inverno. Lo stile è deciso quanto i colori, con una capacità di prodursi in abiti di foggia e usi diversi. La collezione Andrés Sarda evoca il cavallino Ferrari. La sua femmina è appena uscita da una fiammante rossa? Sexy, lussuosa, volitiva, ecco una creatura che si adatta di più al sogno che alla realtà ingrigita dell'Europa contemporanea. Ma tant'è, e la scelta dei colori evoca solo quelli assoluti, o così, o nulla.